Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video analisi dei leak che abbiamo già analizzato sommariamente martedì scorso. Signori, sono tornato qui per un'analisi molto più approfondita di questi leak che secondo me sono davvero importantissimi e potrebbero davvero contenere delle verità riguardo ai prossimi titoli Pokémon. Di conseguenza ci tenevo davvero tanto a ritagliare a queste informazioni uno spazio sul mio canale. Prima di iniziare con l'analisi vi invito a lasciare un bel mi piace per questi video e a raggiungere i 300 like se volete continuare a vedere delle analisi sui leak che usciranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o comunque nei prossimi mesi che precederanno ovviamente l'annuncio ufficiale del gioco stesso. Iniziamo l'analisi di questo leak parlando delle cose che sono state scritte in descrizione all'immagine che il leaker ha postato. Abbiamo infatti la conferma di un aeroporto all'interno della regione, della meccanica turbo di cui abbiamo già parlato che consentirà ai Pokémon più deboli di fronteggiare quelli più forti tramite un boost delle statistiche. Abbiamo poi quelli che il leaker chiama i fratelli serpenti, di cui uno sarà buono e l'altro cattivo e viceversa. Questo vorrà dire che in una versione un serpente sarà buono, mentre nell'altra lo stesso serpente sarà cattivo e ovviamente a parti invertite funzionerà con il serpente cattivo nella prima versione che sarà invece quello buono nella seconda. O almeno questa è l'interpretazione che si potrebbe dare a ciò. Un'altra informazione molto interessante che il leaker ci dà è quella secondo la quale il team malvagio starebbe costruendo una grandissima città per attirare tutta la popolazione al suo interno e lasciare le campagne dell'isola completamente disabitate. Ora, campagne dell'isola, stiamo parlando di un'isola e infatti il leak nell'immagine ci mostra il tutto giacente su una terra circondata dal mare. Stiamo dunque parlando di un'isola, probabilmente quindi non stiamo parlando né dell'Italia né della Spagna, che sarebbero penisole. Una piccola curiosità riguardo alla funzione turbo è che questa esiste già ed è stata implementata nel gioco di carte collezionabili e ha sommariamente lo stesso utilizzo che potrebbe avere nei prossimi giochi, ossia quello di aumentare le statistiche dei Pokémon stessi. In realtà ragazzi, riguardo a questa news io sono sinceramente scettico. Uno, perché le cose introdotte nel gioco di carte collezionabili come EX, GX e cazzi e mazzi non sono mai state messe all'interno dei giochi Pokémon. E due, perché mi sembra sinceramente una funzione trita e ritrita già vista nel gioco di carte collezionabili e sinceramente mi sembra un'idea poco originale da mettere all'interno di un gioco Pokémon. Ciò non toglie che Leaker abbia confermato con la parola scritta la presenza di questa stessa funzione, ma noi sappiamo che i leak non hanno tutte informazioni veritiere per non destare troppo l'attenzione. Andiamo però ad analizzare meglio il leak per andare a renderci conto di quale isola potrebbe essere. Partendo da sinistra verso destra, il primo elemento che salta all'occhio è sicuramente questa immagine sicuramente orientalizzante di questa statua immersa nel verde dal quale spunta alla destra dell'immagine una Pokéball. Abbiamo poi un altro elemento secondo me molto interessante, ossia una canna di bambù che sempre a destra dell'immagine viene fuori al lato. Ora, la statua è sicuramente o quasi sicuramente un Buddha, lo possiamo vedere da questa forte analogia che vediamo tra questa immagine del Buddha, sta di fatto che la statua sembra essere quella e questo ci porta irrimediabilmente nel sud-est asiatico, il sud-est asiatico che è già stato vociferato come possibile, e dico possibile, luogo in cui si svolgeranno i giochi di ottava generazione. Vorrei soffermarmi un attimo sulla Pokéball in basso a destra che potrebbe indicare moltissime cose, ma secondo me una in particolare. Vi ricordo che stiamo parlando del Buddha, quindi non di mia sorella. Di conseguenza il Buddha, essendo un po' più importante di mia sorella, penso che abbia un ruolo importante riguardo a quella Pokéball. Mi spingerei quasi a dire che il campione, non dico che sia Buddha, ma potrebbe avere delle caratteristiche simili a Siddhartha Gautama. Insomma, ovviamente non sto parlando di cose ovvie, sto facendo delle ipotesi. Dubito che un personaggio importante come Buddha possa per esempio essere un semplice capopalestra. Secondo me avrebbe molto più senso che il campione ricordi nei tratti, nel vestiario e negli atteggiamenti una sorta di Buddha della nuova regione. Passiamo a un aspetto che è subito risaltato all'interno del leak. Abbiamo infatti l'aeroporto che è stato tra l'altro scritto come sicura informazione dal leaker, che è collegato
a un altro aeroporto sul quale si erge questa bandiera americana. Ora, molti l'hanno connessa a Unima, e anche se questa cosa sembra un po' strana, in realtà all'interno del leak c'è un'altra informazione che si intona perfettamente con questa linea tratteggiata tra i due aeroporti. Innanzitutto, per chi non avesse giocato a Nero 2 e Bianco 2 o a Nero e Bianco, si sappia che nella regione di Unima un aeroporto c'è e si trova a Ponentopoli, nonché a Poggiovento. Ma questa è un'informazione secondaria, andiamo piuttosto a renderci conto di quale sia l'altra informazione combaciante con questa. Stiamo parlando infatti del cartone animato della Disney Jungle to Jungle, una pellicola nella quale il protagonista, da una regione tribale, jungle per l'appunto, che vuol dire giungla, dovrà andare a New York per portare il fuoco alla Statua della Libertà. Di conseguenza stiamo parlando di un personaggio che da una situazione tribale prende l'aereo, va a New York, che è in America, e si ritrova a compiere questo viaggio. Il leaker potrebbe anche aver messo queste due informazioni per sviare ulteriormente, ma ciò che è certo è che c'è una corrispondenza tra il film Jungle to Jungle e la nostra linea tratteggiata tra i due aeroporti. Quindi questa informazione è sicuramente veramente interessante e potrebbe essere veritiera, un approdo da questa regione a Unima? Sì, lo so, è un po' strano perché comunque Unima non è una delle regioni più apprezzate e probabilmente Game Freak avrebbe ottenuto di più collegando, per esempio, Yoto, che non abbiamo ancora rivisitato, per esempio, o Hoenn. Però questa informazione, secondo me, è veramente interessante e alla luce del leak potrebbe essere veritiera in quanto confermata da una seconda informazione. Insomma, di certo questo leak non pecca di coerenza. Sopra la bandiera americana abbiamo invece questa sorta di sfera blu, che a me ricorda un wormhole. Ora, l'immagine non è in alta definizione, quindi è difficile andare a dire che cosa sia, ma a prima occhiata sembrerebbe essere effettivamente un wormhole. Possibile che in questa zona si possano aprire dei wormhole? È possibile che vengano inserite le ultra creature? Lascio il beneficio del dubbio, non si sa, l'immagine non è in alta definizione, è difficile da dire, però potrebbe essere un'opportunità, visto che comunque questa palla blu è assolutamente anormale e non ha senso di esistere altrimenti. Proseguendo, ci viene mostrata un'altra locandina di un altro film, in italiano si chiama Le colline hanno gli occhi. Ora, questo film è sicuramente difficile da codificare all'interno dei prossimi giochi, potrebbe in ogni caso rappresentare una sorta di pezzo della trama. In breve, il film è un horror post-apocalittico dopo vari esperimenti nucleari. Sicuramente potrebbe entrare nella trama questo elemento in un certo senso, o magari alcune scene del film, ad esempio la battaglia, chiamiamola così, che si tiene tra i personaggi e i mutanti sulle colline, che per l'appunto hanno gli occhi, e questa cosa qua è una cosa particolare del film che non dico per non fare spoil. Ma questo potrebbe essere un'opportunità. Questo film, a mio parere, potrebbe rappresentare un momento della trama già presente anche nel film, o comunque un qualcosa del genere. Ripeto, da lì che è difficile contestualizzare la situazione, ma sì, sicuramente potremmo trarre questa conclusione, anche perché, signori, all'interno del leak una collina ce l'abbiamo, ed è una collina che in realtà nel leak è rappresentata come piramide. Questo è un punto veramente importante dell'intera nostra analisi. Esistono infatti nel sud-est asiatico delle colline che in realtà celano al loro interno delle piramidi addirittura più grandi di quelle egizie. Stiamo parlando di piramidi presenti in Indonesia. L'Indonesia è un'isola del sud-est asiatico. Ci sono queste piramidi, e vi metterò anche le immagini in editing, che sono completamente coperte dalla vegetazione, tanto da sembrare delle normalissime colline. E questa parte qua potrebbe essere molto, ma molto interessante riguardo a una possibile trama dei leggendari o del team malvagio o di chi vuoi che sia, ma potrebbe essere interessante, e in questo modo avremo identificato la regione in cui si terranno i giochi di ottava generazione, ossia la nostra Indonesia. Indonesia, che ricordo è un'isola che presenta queste colline che sono anche delle piramidi e che vediamo in questo leak, e che ha sicuramente degli altri tratti interessanti che adesso andremo a vedere. Innanzitutto, l'Indonesia è chiaramente collegata sia al Buddha che al bambù che vediamo nella prima immagine, e questo sicuramente è un fatto importante. Ma abbiamo anche questi carrelli da golf, chiamati più comunemente golf cart, che sono per l'appunto debiti al golf, che è uno sport molto, ma molto diffuso nel nord-est asiatico e in particolare in Indonesia, tanto che esiste un torneo internazionale di golf in questo paese. Anche questi
cart, chiamiamoli così per semplificare le cose, sono molto indicativi della zona in cui si terrà questa nostra fantomatica ottava generazione. E potrebbe essere proprio l'Indonesia per questi kart. Facciamo anche una veloce menzione agli Eevee che vediamo di fianco alla nostra piramide collina. Gli Eevee sono uno associato a una roccia, l'altro associato all'aquilone. Ora, questo potrebbe significare una nuova evoluzione di Eevee, l'abbiamo già detto più volte, i tempi sono maturi. Potrebbe essere sia di tipo roccia, che di tipo volante, che di entrambi i tipi. Potrebbero anche essere due evoluzioni nuove di Eevee. Chissà, sicuramente il simbolismo di questo leak per quanto riguarda Eevee è molto ma molto esplicito. Ma ancora dobbiamo vedere se le notizie saranno tutte vere o se alcune sono semplicemente dei distraenti. In ogni caso, questa, diciamo, cosa riguardante Eevee è evidente e sicuramente non ha bisogno di questo grandissimo dispendio di parole, mi sembra abbastanza palese. Abbiamo poi un'altra immagine davvero difficile da interpretare a causa della qualità, sembra quasi delle lanterne, dei fuochi, insomma è molto difficile, anche in questo caso io la ricondurrei a un ambiente di gioco, niente di più, non mi sembra di riuscire a identificare nulla, magari se riuscite voi nei commenti fatemelo sapere, ma quell'immagine mi sembra davvero a una definizione talmente bassa che andare a spenderci delle parole mi sembra totalmente inutile e completamente, diciamo, come creare dei castelli per aria, sarebbe totalmente senza senso. Passiamo invece adesso a uno dei punti che più mi hanno emozionato di questo leak, ossia i due leggendari. Stiamo parlando di un serpente buono che assorbe l'energia della luce per donare nutrienti alle creature degli abissi e che rappresenta lo spirito di cooperazione, e un altro serpente, invece in questo caso cattivo, che necessita di uova di Pokémon rari come tributo e che rappresenta la forza interiore delle persone. Questi due leggendari confermano ben due teorie che avevamo portato nei giorni e nei mesi scorsi. Stiamo parlando, ragazzi, della teoria che andava a porre come tematiche del gioco l'unione e la divisione, in questo caso la singolarità e la pluralità, che sono associate al leggendario cattivo e al leggendario buono, rispettivamente, quindi l'unione e la divisione, lo spirito di cooperazione e la forza individuale, e la trama potrebbe incentrarsi su questo, ma non è solo ciò che è stato confermato. Infatti, ragazzi, probabilmente i leggendari che avevamo per l'appunto teorizzato, Scilla e Icariddi, potrebbero trovare conferma in questo stesso leak. Stiamo parlando infatti di due creature marine, due creature mostruose, due creature che per l'appunto avevamo associato nelle scorse teorie che vi lascio nelle schede all'unione e alla divisione, e che tra l'altro possono essere condotte per l'appunto all'assorbimento della luce, abbiamo detto, e allo spirito individuale. E quindi, ragazzi, questa potrebbe essere veramente un'informazione importantissima e potremmo addirittura aver scoperto quali sono i due leggendari, a cosa sono ispirati più che altro, le tematiche del gioco e addirittura la regione. Quindi, signori, questo leak secondo me ha tanta importanza proprio per questo, perché andrebbe a confermare in un certo senso alcune teorie che avevo fatto basandomi su un altro leak. E secondo me sarebbe davvero fantastico se ciò dovesse succedere. Associamo ciò al plot twist dei due fratelli, che per l'appunto sembrano essere i due serpenti da quello che il leak ci dice, non sembrano essere delle persone. Sembra quasi che questi due Pokémon siano un'entità figlia di un qualche Pokémon superiore, che potrebbe essere ad esempio il terzo membro del trio. Anche in questo caso non mi spingo oltre, probabilmente, o meglio, ipoteticamente potrebbero esserci anche due fratelli umani che combattono per ottenere, diciamo, l'approvazione o meno di uno dei due serpenti, a seconda ovviamente della versione. Queste però sono solo congetture, non mi spingo oltre. La parte finale dell'analisi del leak è dedicata invece alla città che vediamo in basso a destra. Stiamo parlando di quella città che ipoteticamente il team malvagio dovrebbe costruire per attirare tutta la popolazione e lasciare deserte le campagne. Ora, possiamo dedurre ciò dal fatto che c'è la città per l'appunto gigantesca e che sicuramente
è una delle città presenti nel sud-est asiatico. Ho fatto delle ricerche, non sono riuscito ad individuare specificatamente la città in sé, non so nemmeno se quella città sia una ricostruzione 3D di una città ideale o se sia una città effettiva, ma sicuramente la forma e la struttura ricorda una di quelle città della serie Hong Kong, Taiwan, Singapore e chi più ne ha più ne metta. Nel leak il team malvagio è rappresentato dalla banda Bassotti, che secondo me non ha nulla di particolare se non il fatto di rappresentare per l'appunto una sorta di associazione criminale di un certo tipo. Non penso che l'associazione criminale sia simile alla banda Bassotti o vesti maschere di cani, ecco. Detto ciò, signori, l'analisi può concludersi qua. È stata un'analisi veramente infuocata, è stata un'analisi secondo me interessante. Fatemi sapere se anche voi la pensate così, se è così ovviamente lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'analisi, se avete qualcosa da aggiungere e se avete degli elementi in più per arricchire questo video anche con i commenti, che sono sempre qualcosa di molto importante per dare più informazioni in generale alla community. Detto ciò ragazzi, come ultima cosa vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.